piccola mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. Nicola mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. Si è svegliata tardi stamattina. E sa dov'è? E sa perché riconosce la dispensa. Non è il letto d'ospedale. Ecco che ritorna finalmente la voglia di mangiare. Ed ecco che ritorna finalmente la voglia di scopare. Nicola mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. Nicola mia piccola eroina. Chissà se c'è il tuo nome è scritto dentro il cesso del CERT. Nicola mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. Sei scappata via da una prigione e fatta di speed e di metadone. Oh sì. Ecco che ritorna finalmente la voglia di mangiare. La voglia di mangiare. Ed ecco che ritorna finalmente la voglia di scopare. La voglia di scopare. Ed ecco che ritorna finalmente nei tuoi occhi la voglia di mangiare. La voglia di mangiare. Ed ecco che ritorna finalmente nei tuoi occhi la voglia di scopare. La mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. Nicola mia piccola eroina. Chissà se c'è il tuo nome scritto dentro il cesso del CERT. Nicola mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. La mia piccola eroina fatta di speed e di metadone. Oh sì. Nicola mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. Nicola mia piccola eroina. Non si fa più, non si fa più. Buonasera cari ragazzi, buonasera benvenuti, a voi signori, ribentornati. Ribentornati come tutte le cazzo bla, di domeniche. Bla, 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 siamo bla, qui per bla, celebrare bla, la messa. Che rock sana, siamo dato! Bla, bla. Che rock siano dato, ci dicono lì in piccionaia. Chi erano questi? Stai calmo. Chi erano? Chi erano? Vorrei, chi sono? Vorrei chi sono? Farli annunciare. Solo a loro. Come italiano perfetto. Come? No, perfetto. Italiano perfetto perché lui è British. È e quindi faccio l'italiano perfetto, sì. Comunque siamo qui a Metrock e abbiamo con noi Zerella and Dolly's Ghost, Ciro Zerella, voce e chitarra. Anche se non è la chitarra. Sì. Quest'oggi no. Oggi no. Giovanni da dietro batteria, però solo per oggi chitarra. Only today, diciamo. E Anna Erba basso e oggi chitarra acustica. Erba solo di cognome? Sì. Pratica, purtroppo sono... sì. Sono venuti a trovarci e non suonano quello che suonano di solito. Uno suona la batteria e suona la chitarra, l'altro suona la chitarra e non suona niente. L'altro suona la, il basso e suona la chitarra. Come siete indie. Abbiamo sentito questo... Questo che si chiama? Si chiamava Nico. Facilmente intuibile dal testo, diciamo. Sì. Io pensavo eroina.
O cesso del set. All'inizio pensavo cesso del CERN, sai. La particella, con le particelle che volavano, sì. Del CERN. Sì, in ogni caso. E c'è il nome di questa, il cesso del CERN. In ogni caso devo dire che è un bel pezzo, mi è piaciuto, complimenti. Anche se rivedo poco rock nella musica, ma molto rock nell'animo. Nei testi soprattutto. Sì. Sì, allora, questo è un cioè, senza offesa, vi vedo stronzi. No, è la positivo, cioè, un bel complimento in realtà. No, vabbè, il testo nasce da una collaborazione che ho scritto con un mio amico e questo pezzo parla sostanzialmente, cioè, è un pezzo autobiografico, ma lui, diciamo, lui ci ha messo la storia e io le parole, diciamo così, okay. Per farla breve, e parla di questa ragazza che lui è autore, tu paroliere. Esatto, sì, diciamo così. E questa ragazza che appunto ha conosciuto al CERT e che in realtà lui non sa se sia guarita, lui prova a dare un finale aperto positivo piuttosto che il solito finale negativo che di solito si dà a canzoni su questo argomento. Allora, la musica ultimamente è molto più corale, nel senso che ho iniziato come solista più di un anno e mezzo fa a scrivere dei pezzi. E poi diciamo, andando avanti nel tempo, con l'arrivo di Anna e di Gianni, ora i pezzi, diciamo, che vengono scritti in sala. Quindi sostanzialmente c'è uno scheletro iniziale, però vengono portati avanti in sala. Sì. Okay. Io non cominciamo. So, cominciamo con l'intervista più classica, passando a qualche domanda più generale sul gruppo che rispetto al pezzo. Non so se voi due, caro Peppe, sì, e caro, sì, Alessandro, sì, avete, no, qualche, vabbè, domanda specifica su questo pezzo. No, perché bene o male, anche dal testo lascia aperte a poche interpretazioni, perché comunque è un pezzo che tratta una tematica sensibile, è molto difficile, però è spiegata e diciamo così che si dirada molto facilmente all'ascoltatore, perché già dal primo ascolto si capisce di cosa si parla, sì. E non è molto criptico, quindi è un punto a favore, perché talvolta parlando di tematiche sensibili come queste si può inceppare nell'essere troppo criptici, invece un testo molto chiaro, aperto, schitto, sì, che esplicito ed è un punto a favore, perché molte volte si vuole essere troppo difficili e misterioso, il messaggio non passa, misterioso. Invece come coglie proprio l'attimo. Alessandro, tu Peppe hai qualche domanda? No, per ora no. Io mi tengo sempre per dono. Ok, perché come avrete capito, Peppe non capisce un cazzo. No, no. Anche questo è vero. È qui perché fa numero. No, è qui perché fa sudore. Sì, non piace. Esco manco nella webcam. Oggi è una giornata perfetta. È la voce narrante oggi. Ragazzi, iniziamo con... Io vorrei chiedere... Prego, faccia di merda posso. Pure. Faccia di merda. Quindi tu hai iniziato da solo, loro sono una conseguenza del... Raccontateci un po'. Sì, della, diciamo così, come siete nati? La mia inizio. Ricerca. The beginning. Allora, diciamo così, il primo live. Per quanto riguarda il discorso live, il primo c'è stato l'anno scorso. Dopo aver vinto le selezioni per il Musica Arti alla Fiera Enologica di Taurasi. E in quell'occasione mi accompagnava Ciro Roca al Caione. Però sì, diciamo che conosco. Sì. Andando avanti col tempo, insomma, ho preferito cercare un sound sempre incentrato, diciamo, sul cantautorato, sul folk rock, però ovviamente cercando di completarlo con altri strumenti. Allora da lì mi è venuta l'idea, diciamo, di espandere il concetto di cantautorato magari a band cantautorale e quindi a progetti ecco, che guardano all'estero. Penso ai cantautori moderni, inglesi, americani, che magari, ecco, portano il loro nome, però in effetti alle spalle hanno musicisti che non sono turnisti ma che sono fissi e che quindi fanno sì che non sia idea solo del singolo musicista ma sia un'idea corale di band. E questa cosa mi piaceva molto, anche perché sostanzialmente mi trovo molto più ad agio nel suonare insieme piuttosto che suonare da solo, sia a casa o sia davanti a un pubblico. Sentito Alessandro? Infatti è lo stesso. Prima suonavo solo come un cane, adesso purtroppo sono con voi. Che siamo altri e cani. Le cose sono peggiorate, però no, è più bello, c'è più confronto. No, Alessandro, sì. L'abbiamo sì. Conosciuto che era niente ed incredibilmente è rimasto niente. No, probabilmente è anche peggiorato. Bisogna essere fedeli a se stessi, questo è il rock, caro mio. No, la verità è che è vero,
quando tu hai già una band alle tue spalle, se porti un pezzo, se porti un'idea, c'è anche più confronto, c'è anche più scambio di idee. Questo pezzo triple invece che io vorrei fare una domanda più che altro a te. Questo pezzo ti è piaciuto? A me è piaciuto questo pezzo. E come mai? Certo, io sono un tipo un po' più metallaro, logicamente. Non l'avremmo mai detto. No. Non è che si nota tantissimo. Non è che sono proprio... Cioè, c'ho i pregiudizi. Sei un drogato! State calmi, ragazzi. Devo dire la verità. È un pezzo, è bello, si vede quando le cose sono fatte bene e bisogna, cioè si apprezzano anche se non sono nelle tue corde, anche se non sono nei tuoi gusti personali, le cose tu, se sono fatte bene, se sono fatte per, come dicevo, perché uno vuole fare quella cosa lì e ha talento per fare quella cosa lì, le cose si apprezzano comunque, le si considera comunque, le si ascolta piacevolmente comunque in ogni caso. Perché è un grande complimento, ragazzi, da parte sua, perché non è i miei gusti sono un po' tarati, quindi non è per niente tipo un po' alternative metal, cantautorato zero, quasi zero. Solo adesso andiamo al primo volano. No, Tony Dammaro. Vediamo l'intervista a Carlo di nuovo. Anche se era molto interessante quella che volevo sapere proprio l'incontro tra voi tre, come allora, iniziato. L'incontro fisico con Giovanni in realtà non c'è stato su questo progetto perché già suonavamo insieme. E quindi sì, purtroppo ci sopportiamo da molto. E quindi gli ho chiesto di unirsi a me più o meno nel dicembre l'anno scorso, gennaio di quest'anno. Ma fate l'anniversario. Tre anni di tre anni e più di sì. E invece con Anna c'è stato questo incontro a giugno, dopo che avevamo deciso in realtà di proseguire come duo, duo acustico tra l'altro, batteria e chitarra. Però insomma, diciamo così, è stata una sorta di enta consulta in cui abbiamo deciso insomma... Però non dire parole. In fascia protetta. Di insomma trovarci questo terzo elemento. Magari versatile anche musicalmente, quindi la nostra scelta è ricaduta su Anna. Avete fatto le selezioni come X Factor. No, ci sarebbe piaciuto con i quattro giudici. Poi dopo c'è la domanda fatidica sui reality e roba varia, sui talent sub. Prima di mandare un pezzo, però io volevo sapere la tua ispirazione più che altro nello scrivere, a chi. Poi dopo facciamo le domande. No, non è che state zitti. Allora cerco di darti pochi nomi. Sì, pure perché non è genere, diciamo che noi. Cioè, oddio, a me qualcosa piace. Pure Alessandro. Sì, Alessandro. Me. Allora, sono io quello che non capisce un cazzo. No, però tipo io non è che ci ho troppo apprezzo. Come scrittura, ovviamente. Sì, ho ascoltato anche i cantautorati al di fuori di quello dell'italiano, quindi l'inglese, l'americano, il francese, però quello, diciamo, la scena cantautorale italiana vecchia, ma anche la nuova, sono i punti di riferimento, anche se poi cerco di... Io sono preso proprio degli italiani. Dei nomi. Degli italiani, sì, se vuoi nomi ti dico sicuramente quelli che ho ascoltato di più e che più hanno influenzato, Piero Ciampi e Gabber, sono i due di riferimento, ovviamente De Gregori. Per quanto mi riguarda, diciamo, è il mio preferito in assoluto. Hai avuto un mugugno di approvazione da Peppe. A tre mugugni arriva il premio. Perché non funziona così? Ne servono 5. Della scena invece nuova? Della scena nuova mi piace molto Carnesi, mi piace molto Dario Brunori. Mi piace anche Maria Antonietta. Ma mi piace Di Martino. E questo si è sentito. Di Martino, infatti io quella stavo aspettando voi, stavo cercando di arrivare al... E anche, diciamo, magari band che però hanno un tipo di scrittura forte, importante, penso, cioè è naturale pensare agli After Hours e Marlene Kunz. Sì, ecco, non si parla magari di cantautorato nel senso stretto, però... No, gli After Hours senza i loro testi, però. Sì, senza i loro testi, insomma... Marlene è molto, molto cantautorato, sì. Anzi, fa parte proprio con quello, quindi... Giusti. Io direi di mandare un pezzo. Un primo pezzo che è proprio il loro, del vostro EP, giusto? Sì, se vogliamo seguire la scaletta, il primo è Sciacalli, l'unico pezzo in presa diretta dell'album, tra l'altro, del demo. E allora ci apprestiamo a sentirlo senza
impulso. No, impulso così, senza indulgere. Indugio. Indugiamo. Come sono ignorante, non meglio. Sei di ignoranza, guarda, maestrale. E sentiamo Sciacalli. Sciacalli e ti azzannano coi loro denti, i ricordi sono sciacalli e ti accerchiano coi loro denti, 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 coi loro denti. I ricordi sono sciacalli e ti azzannano coi loro denti, i ricordi sono sciacalli e ti accerchiano coi loro denti, 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 coi loro denti. Siamo tornati, cari ragazzi, dopo questo primo pezzo del... Che EP. Voce sensuale che c'hai. Lo so, grazie, lo sapevo già. Il mio punto di forza è sempre stato la modestia. Comunque... No, pensavo... No, lo posso dire. Siamo sempre, sempre in fascia protetta. Detto questo, ragazzi, avete sentito questo primo pezzo che è di soli 50 secondi e dovrebbe essere l'intro, in pratica, dell'EP. Sì, questa cosa alla cola pesce dove è uscita, diciamo. Sì, sostanzialmente raccoglie il tema del demo, che sono i ricordi. Quindi questo è un intro più che altro. Sì, è un intro, potremmo definirla intro, anche perché anche nei live, diciamo, a questa funzione viene spesso legata a altri pezzi. Quindi sì, è un intro abbastanza diretto, graffiato. Sì, ci dicevi sì. L'unico impresa diretta, sì. Come mai? L'unica impresa diretta proprio perché volevo che fosse il più naturale possibile. Il più genuino. Sì, esatto. Quindi quante volte l'hai ripetuto? Due o tre volte. È stato bene, sì, il provino. È e alla chitarra c'è Gian Mario Del Sorbo e io canto. Quindi. Ha detto questa qua è solo chitarra e voce, giusto? Sì. Sì, l'animo folk che si sente praticamente, la presa diretta. No. Dicevi questo qua ci anticipa un poco il tema dell'EP. Che sarebbe? Che è i ricordi, non necessariamente, non strettamente miei, in quanto in alcuni pezzi, non solo del demo, ma anche quando andiamo live, si ripercuote questo tema. Ad esempio, nei pezzi che ascolteremo dopo, hanno preso Bob Dylan e la consacrata mia, non sono percorsi autobiografici, ma sono, diciamo così, tra virgolette, immaginari, che poi andremo, insomma, a specificare meglio quando sì, li ascolteremo. E quindi, mentre invece gli ultimi due, Terra Boa e Via Vittorio Veneto, sono pezzi personali un po' più autobiografici, sì. Facciamo qualche domanda un po' più personale adesso, anche laggiù e laggiù. Perché fai il fido batterista e suoni la chitarra? Poi canti pure, perché? In realtà è l'unica cosa, diciamo, in cui sono molto bravo, diciamo, nella musica. Sei polistrumentista. Più o meno, insomma. Hai imparato. Registratelo, perché di solito dice il contrario. Hai solo prima la chitarra. Sì, hai registrato prima. Io nasco batterista. Ma solo che col tempo, appunto, anche mio padre suonava, insomma, ho sempre avuto la musica nella testa, insomma. E quindi col tempo ho preso la chitarra, insomma, mi sono sempre affacciato in. Cioè, su ogni strumento, insomma, cioè, mi è sempre piaciuta questa cosa. Ma sei fortunato, perché anche io avrei voluto avere un padre musicista. Ah sì, è passato il anche io. Anche io avrei voluto avere un padre. Che non ti staccava l'amplificatore quando suonavi invece di studiare. Sì. No, è questa, diciamo, mia versatilità, insomma, mi ha dato spazio appunto in questo gruppo, perché sono questo appunto band ha molte sonorità. Non è una. Ecco, faccio esempio come certi gruppi che seguono una linea. Infatti ci sono molti pezzi. Cioè, hanno linee diverse, insomma, quindi c'è possibilità di fare questo, differenza di altri gruppi. Ottimo, cioè secondo me avere un polistrumentista. Polistrumentista forse è un po' esagerato, mi piace suonare. Ma cosa sono? Suoni la chitarra? Io sono un ragazzo che passa dalla fortina alla chitarra, la batteria e cosa di conseguenza potresti suonare anche un basso volendo. Vabbè, io nasco batterista, però è più un divertimento.
la chitarra, il basso, altre cose. Se suoni più di due strumenti sei polistrofico. Anche il pianoforte. Anche il pianoforte. Perché ho fatto il conservatorio, però... allora che cazzo? Non vai fuori. Scusa, ma sei troppo qualificato. Cosa ci fai qui? Non voglio suoni. Sei fin troppo qualificato, io non capisco perché stai a Radio Baiano. Senza offesa, Figura. No, non capisco perché suona con noi. Te lo diciamo spesso, perché alzare così il livello? Senti, noi vogliamo rimanere merda, quindi tu vai via. Quindi nasci batterista, però alla fine ti affacci di... su. È una cosa, un'ottima cosa, soprattutto nel vostro genere. Non hai bisogno di 300 persone per registrare un album. Ma questo sì, sicuramente sì. Perché potresti anche dargli la bottiglia elettrica e suonare per bottiglia elettrica. Un paio di mesi sì. Cioè, che un paio di mesi per imparare la bottiglia elettrica. Questo ci vuole. Strumento complicatissimo. Anche lei, lo so che puoi fare in silenzio. Non gliela voglio fare io una domanda. Passo chitarra piano. E la voglio fare io. E io no. Che bassa musica. Aspetta, a te non interessa. Richiediglielo. Basta. No, volevo dire. Prima ho parlato comunque con Ciro. Come vi trovate comunque a registrare in un garage, perché l'ho fatto anche io e adesso sto registrando a casa sua, quindi mi sento in un garage. Hai peggiorato la situazione. Casa sua è più sporca di garage. Ci sono le zoccole. Donne, cioè, come vi trovate a suonare con, diciamo così, con il suono sporco, anche se non si sente, però comunque è bello anche la genuinità della registrazione, perché si sente in tutto l'EP, dalla prima traccia fino alla, anche se sono masterizzate, comunque si sente il suono nelle cuffie, con un ascolto più attento si sente proprio quel suono bello, genuino. Cioè, voi come vi trovate a dare un apporto ad ogni singola traccia, facendolo, in pratica voi siete produttori di voi stessi, perché ognuno di voi dice, no, a me questa nota secondo me la dobbiamo suonare di nuovo perché è stata un po' incerta, questa la dobbiamo fare. Cioè, come vi trovate a dare questo apporto a comunque le canzoni che ci fate insieme? Si dirige appunto alla registrazione dell'EP, lei non ha, cioè non ancora quello che sì. Ho registrato io un... Anche il basso è suonato, chi è ragazzi? No, sono solo batteria a due pezzi, no, vabbè, questo punto non è... No, c'erano più musicisti insomma a registrare l'EP, infatti questa cosa è stata carina perché appunto ho coinvolto più musicisti. Comunque io preferisco una... alla perfezione preferisco appunto la genuinità perché è più... come so dire, personale, sì. Quindi non è stato un giusto grande problema anche il fatto di registrare in gara, a parte che faceva freddo, però non è di grave, insomma. Ah, quindi cioè, diciamo che Charleston era fisso. Più o meno, infatti, mi ha aiutato, insomma. Ma appunto, penso che meglio appunto un suono genuino piuttosto che alla perfezione utilizzare tutte quelle cose che fanno, perché mi sono anche ultimamente interessato e... bella, cioè molto, vedo che comunque l'elettronica non vi mi piacerebbe, solo che è molto a me garba sinceramente, loro non lo so, io ti vedo fan dei Model Connection. A questo punto arriviamo alla domanda dei gusti personali, sì, sì. Che ci siamo entrati. Io sono come lui, probabilmente, cioè in pratica vengo da cioè me. Brutto. No, gay! Ah, okay. Lancio una petizione per cacciare Domenico dal programma. Tu già sono d'accordo. No, ricordiamo tutti che voglio infinitamente bene a Domenico. Ed è pure un gran bugiardo. No, io in pratica prima di entrare nel gruppo con Ciro non sapevo neanche cosa era il canto autorale. In pratica ho ascoltato solo un po' di scena italiana, appunto perché avevo un progetto in precedenza con lui a livello di After Hours per Dena. Ma ne vengo dal metal, in poche parole. E da quando appunto ho iniziato a suonare con lui ho appunto conosciuto sonorità e musica diversa. Infatti ora proprio in questi mesi proprio sto iniziando appunto a appassionarmi al canto autorale. Tipo, ma sempre a livello anche di band, come nata al solo. No, guarda che sei sempre in tempo per salvarti. No, ma credo che non abbia cambiato le sue origini, penso che ascolti ancora il metal. Sì, infatti sì, lo ascolto ancora, però appunto anche a livello di suonare. Penso che più cose si conoscono. E ti senti cresciuto? Dal livello. In parte sì, devo dire. Infatti è stata più una sfida quando lui mi ha chiesto di suonare. Com'è la stessa sfida che ho avuto io sentendo io a te. Non l'hai superato. Ho sofferto. Siamo in due. Quindi non sei maturo mentalmente per poterti avvicinare a queste cose.
come mi stai buttando? Ti guarda, ti sta trattando bene, gli avrei detto peggio. È una bella cosa sapere che comunque è un bel messaggio comunque stiamo lanciando anche adesso. Un batterista comunque che ascolta metal, suona e canta dorato. Perché ricordiamo che la batteria metal è abbastanza difficile. No, è la batteria appunto per questo. È bello soprattutto pensare mentalmente a come arrangiare i pezzi. Lo so, ma ti capisco che tu devi studiare il basso. Oggi ho la prima lezione, sì. Voglio unire anche io a casa. Diventerò un bassista metal con tre note. Voglio diventare come Lemmy Kilmister. Non ci vuole un cazzo. Signorina, lei... Gusti personali. Gusti personali. Personali. Io ascolto un po' di tutto, diciamo dal rock classico, Pink Floyd, le Zeppelin, al metal, punk, cantautorale, un po' di tutto. Quello che mi piace di ogni genere lo prendo e lo faccio mio. Comunque io sono d'accordo gli altri due. Però adesso va bene così. Non... Tu nasci bassista? Sì. Perché no, io all'inizio ho studiato, diciamo, studiato un po' di chitarra, nel senso ho preso lezioni così. Poi sono passata al basso proprio per formare un gruppo, un progetto che avevo. E servivo un basso e mi sono proposta io. E poi ho preso anche lezioni di pianoforte ultimamente, proprio per arricchire la conoscenza musicale. Abbiamo già due artisti troppo qualificati per metronomico. Significa che tu sei l'unico che non serve a me. Esatto. Poi ci distruggeranno quando chiederemo quali sono i loro idoli quanto riguarda batteria, basso, giustamente chitarra. Tu invece, caro Ciro, ci hai accennato i cantautori nostrani. Dimci cosa ti piace, no? A cosa ti ispira? Nostrani normali, adesso è anche quelli normali. Ma tu ascolti solo cantautorali? No. Però forse voleva finire. No, vediamo se quello che ti piace, diciamo, in generale però, americano, okay. Inglese. Allora, americano, anche lì, insomma, sono portato a fare la divisione, diciamo, tra il rock e il cantautorato e poi una matrice magari elettronica. Cantautori americani o comunque esteri, ultimamente mi ha molto preso Nick Drake. Poi ovviamente Neil Young, ma soprattutto diciamo, sì, Neil Young, la forza di Neil Young oltre ai testi, secondo me, il fatto che lui ha spaziato, ha spaziato nei generi come praticamente nessuno prima di lui, ovviamente è arrivato Dylan sì, ovviamente. Però Neil Young secondo me è ancora di più, ancora più grande, sì. Per quello che ha fatto, per come, ecco, non solo tra i geni, anche tra gli strumenti, non so, col super gruppo con Crosby & Nash, dove suonava, diciamo, aveva comunque un sound abbastanza forte sul blues, anche a livello chitarristico, poi si è fatto da solo, cioè suonando folk, poi il periodo degli anni 90 poi si è fatto, sì, anche si è anche fatto con l'album Sleep With Angel, per esempio, passato, possiamo dire, al grunge a tutti gli effetti. Quindi secondo me è l'artista a cui un cantautore deve necessariamente guardare. Quello più completo, diciamo. Sì. Vabbè, probabilmente sì. Anche miliardi di album. Con cui cosa ha fatto con questi miliardi di album? I soldi. A parte cosa ha fatto quelli che ha coperto le tegole. Ha coperto casa sua. Era un album che non aveva venduto tantissime cose. La seconda ha coperto le tegole, ha usato come tegole per il tetto. L'avevi visto fatto? No, questa è una curiosità che... questa è la seconda settimana di fila che diciamo questa cosa. La settimana scorsa abbiamo fatto i polisti, due settimane fa. Perché io mi faccio, e allora mi dimentico le cose. Però non diventerai mai famoso meglio di Young. Detto questo, noi mandiamo il loro secondo pezzo dell'EP, che tu ci dici qua, stanno in ordine? Sì, sì, sono in ordine. Il secondo è Hanno preso Bob Dylan. Hanno preso Bob Dylan, non l'uomo ragno. Non che l'hanno ucciso loro. Hanno ucciso Bob Dylan. Chiaro plagio di Max Pezzali. Ci sentiamo tra qualche minuto. Stasera sei volata nei cieli.
credimi, son sincero. Questo mondo di pece è più nero senza te. Ragazzi, siamo tornati in onda. Non l'abbiamo sentito questa pezza in realtà. Cioè, l'abbiamo già sentito a casa noi, brutto ricchione che non sei altro. Io sono con tutto il rispetto per i brutti e per i ricchioni. Perché essere paragonati a te è un insulto. Che bella cosa, ragazzi. Che bella cosa. Stivi scopan per focaccia, caro mio. Scopan per focaccia. Che pensi sempre a quello. Sei proprio triste. Sei una persona triste. Proprio. Sei una persona di girati nell'angolo e stai zitto. Okay. Allora, voglio stare un attimo da solo. Ok, mentre Domenico è lì nell'angolo, Peppe voleva fare il significato del testo, perché giustamente vedo che è abbastanza giovanile, anche ripreso a molti spunti giovanili per quanto riguarda altre band e cose del genere. Allora, il titolo è in realtà riprende un fatto realmente accaduto. Cioè Bob Dylan viene scambiato per un barbone nel 2009 e gli vengono chiesti davvero i documenti, finché non viene riconosciuto da un ufficiale di polizia e viene rilasciato. E diciamo, ho preso spunto da questo episodio per descrivere un po' il declino e il fallimento della generazione del 68. E questo, diciamo, questo tema si incrocia con la storia d'amore di questi due sessantottini, in cui lui appunto ricorda quella che poi è la morte repentina della sua amata, appunto ascoltando il forse l'album più famoso di Dylan, che è Highway 61 Revisited. Ha soddisfatto la tua curiosità.
Invece musicalmente ci stavate dicendo prima, mentre avevamo mandato il pezzo, non eravamo in onda, che non è suonato da loro due in questo pezzo, ma ci sono altri musicisti. Sì, ci sono. In realtà tutto questo demo si basa sull'aiuto di un'altra band che si chiamano Gli Ignavi, che sono Luca De Guglielmo al basso, Gianmario Del Sorbo alla chitarra elettrica e Ciro Roca alla batteria, che ci hanno aiutato anche in fase di registrazione. E alla tastiera invece su questo pezzo c'è Loris Oltorono. E diciamo queste quattro persone hanno aiutato me e Gianni nell'incisione dei pezzi. In particolare nel pezzo che avete sentito c'è stato anche un aiuto a livello di arrangiamento nella parte finale, nella coda del brano che ho scritto insieme a Gianmario. Questo pezzo come è nato? Come è stato scritto? Come è stato pensato? Appunto, come dicevo prima, parte dallo spunto della notizia su Bob Dylan, però si struttura, viene scritto, se non sbaglio, due autunni fa, se non sbaglio. Appunto, dopo, su un giro di accordi che però già avevo, ma su questo giro di accordi non riuscivo a scrivere niente in realtà. Quindi l'avevo conservato, mi piacevano molto, diciamo, sonorità, senza esagerare, diciamo, abbastanza jazzistiche. Quindi aspettavo, diciamo, piacendomi molto, molti pezzi magari uno li scrive anche per riempire uno spazio live, dice, anziché mettere la cover metto questo, vedo come va live se piace. Non volevo farlo su questi accordi perché mi piacevano particolarmente, quindi ho aspettato molto prima di scriverci un testo. Questa è una cosa importante, questa cosa, perché a volte sono, per esempio, i vostri pezzi principali sono riempitivi in pratica. Invece quando uno ha una buona idea. Ma questa è una cosa che succede molto ai cantautori. La cosa giusta per tutti sfruttare. Ma appunto io dico per i cantautori, non detto per me. Per esperienza degli altri. A me è successo mi è successo con Paranoico, perché quando trovi comunque il giro di accordi che suona bene, cioè tu li senti che sono tuoi, anche se è un giro di accordi. Quello è facilissimo, però è come li suoni e come lo concepisci anche a livello melodico, perché gli accordi sono sempre gli stessi. Questa è una storia lunghissima. Poi è la melodia che ti frulla in testa, è il tempo, è la pennata, sono tante piccole cose, e anche il metodo in cui tu magari pensi di poter cantare su quel tipo di accordi. Ed è bello che tu sai che quegli accordi sono destinati a delle determinate parole, ad una determinata storia, quindi è bello che anche il cantautore aspetti il momento giusto per poter usare quella melodia, perché succede a quasi tutti i cantautori di avere un lampo di genio anche nella notte oppure nel bagno mentre stai facendo cose tue. Sono i migliori momenti. I pezzi non dici che devo sul bagno? No, no. Non siamo così romantici. No, io prendo i rumori del bagno come ispirazione, perché tutta un'intensità sonora. Tu nel bagno dove li scrivi i pezzi, Alessandro? Io non in bagno, devo dire la verità. No, però in cucina li scrivo. In cucina, con Lilli, sì, diciamo. Con Lilli, sì, il mio bulldog francese. Quando abbaia è un si bemolle 7. Perché i cani abbaiano a Mugnano anche. Però soprattutto abbaiano. Voi invece io ti volevo domandare se Peppe aveva un'altra domanda, Alessandro. Sulla canzone non in generale, perché già l'avevo chiesto prima, volevo fare una domanda alla Buzz Girl, perché giustamente ho sentito che è entrata dopo la scrittura del demo, e quindi volevo chiedere se magari entrare dopo in qualcosa già finito ti ha fatto avere dei problemi oppure... Personalmente no, non ho avuto problemi, anzi la prima cosa quando mi hanno contattato ho ascoltato l'EP, mi è piaciuto da subito, perché comunque... Diciamo, come genere ascoltavo anche artisti di questo tipo, luci della centrale elettrica, su questo stile, diciamo. E quindi mi hanno colpito subito e mi ha fatto piacere. No, perché spesso si hanno dei problemi, chi entra in una band di solito, tipo me, dei Megadeth, che poi cambia un comprendo ogni 10 minuti, di solito ha problemi, può avere dei problemi per cominciare ad adattarsi alla musica altrui, o qualcosa almeno che non ha mai suonato, non si sente del tutto suo. No, perché comunque, diciamo, appunto perché ascolto molti generi diversi, mi adatto facilmente, visto che comunque mi piaceva
mi sono adattata veramente subito. È capitato a fagiolo, fatidico sì. Fagiolo. Tu Alessandra, hai una domanda, ti vedo abbastanza soddisfatto. No, soddisfatto, lo vedo abbastanza preparato sull'argomento cantautorale, strano, se, credendosi lui un cantautore. È molto strano appunto. Ma lui poi lo ascolta, perché lui... Vabbè, almeno su questo, sì, dai, cavolo. Lasciamolo stare, povero Alessandro, è triste, già è pelato, triste, non è vero, lo smontiamo pure. No, che cosa posso domandare? Adesso... No, è riempitivo questo. No, ma è un po' come i pezzi degli Alter F4, è la mia domanda, è riempitivo. No, stavo pensando. Adesso che comunque questo EP comunque è già stato sfornato, che cosa avete in procinto di registrare, se avete nuovi pezzi nell'imminente, soprattutto voi già avete detto che comunque i brani già hanno uno scheletro e poi andate o in studio oppure nella sala prova e poi suonate insieme, ognuno dà la propria interpretazione di quel giro di accordi oppure di quella melodia, però ovviamente le parole adesso le metti tu, Ciro, cioè le metti quasi sempre tu, però oppure anche i testi poi dare un supporto. E almeno su una cosa non è. Ah, adesso questo era meno rotto. No, in realtà ultimamente sto collaborando anche con Anna. Che diciamo è la Maria Antonietta della Levante della situazione. E anche perché insomma ho avuto anche un periodo in cui magari scrivo delle cose che non mi piacevano e cercavo qualcuno con dei gusti simili ai miei che mi potesse dire io avrei fatto questo, avrei scritto questo magari, quindi in un confronto. Il blocco più dello scrittore. No, scrittore no, però di un blocco proprio sui testi. Forse sì. Della tematica, forse. Esatto, sì. Volevo uscire dal genere e entrare in qualcosa di nuovo. Ma infatti è una fortuna avere nel proprio gruppo, non penso a te Domenico. Persone capaci. No, a parte quello. Mandiamo un pezzo. No, aspetta. I propri gusti e quindi poterti anche indirizzare sulla tematica, perché a volte scrivendo sempre tu i pezzi, no? Perché comunque mi metto anche io in mezzo, è difficile trovare sempre ispirazione anche sulle storie di politica oppure di cronaca, che ci sono 100.000 notizie al giorno, basta che vai su internet. Ah, certo, cani a Baiano a Baiano. Quella è una notizia. Guarda a Milano. Ah, non ti sembra la stessa canzone, c'è altre canzoni. Comunque, una persona esterna comunque al tuo punto di vista è fondamentale, perché è quasi come un collirio, risulta quasi come un collirio, anche se è brutto dire a una persona se è il mio collirio, però è vero, serve, perché ma sono io ci vedo benissimo. Però è bello che magari anche il tuo compagno di musica ti dice guarda Alessandro, stai scrivendo una cazzata, secondo me io avrei scritto così. È bello confrontarsi, perché la musica è anche condivisione, non è solo... Ah, quindi te lo possiamo dire? Ma infatti io ascolto i vostri consigli. Ah, no, ma noi ce lo stiamo tenendo, diglielo. Alessandro, tutto quello che hai scritto è una cazzata. Grazie. Tutto quello che hai scritto è una casata. La palata della cazzata. Io vorrei sentire un altro pezzo live. Live, se i ragazzi siete pronti per farci un altro pezzo live, così, su sì. Due piedi o anche seduti, come volete voi. Puoi uscire. Quest'altro pezzo puoi. Si chiama Scorrere e sostanzialmente parla del tempo, e quindi quando il maestro è pronto. Maestro, prego. Piegami, che ormai sono diventato speculare come un sorriso perfetto. Lasciato ad ingiallire da 20 pacchetti di sigarette a settimana,
mi sono indurito. Come il cuore di una puttana, sarà l'effetto collaterale dell'avere a che fare con voi. Pompero. Com'è avere un batterista, chitarrista, bassista, pianofortista? Tutto ciò quattro ozze domani. Adesso prova a imparare anche l'ocarina, quindi anche ocarinista. Sei molto carino. Molto ocarino. E invece tu non canti proprio. Non ci vorrebbe, ma non preferisco. Perché Levante canta. Diciamo in pubblico ancora ho problemi col canto, quindi okay. Cioè, sotto la doccia di solito no, lo fai. Cioè canta Alessandro in pubblico che non ha problemi. Senti, ma non dobbiamo dire sempre stesso, la gente lo sa che non è canta capace. Pure Andrea in pubblico, che è il mio cantante preferito. Bra, ecco, bravo, bravo, cominciamo a dire che Andrea canta. Tu esci in pubblico anche a parte i scherzi. Anche nei live fai, cioè con la batteria, quando suoni la batteria voce, fai le seconde voci. Sì. E ti metti il microfono degli attori in teatro. Scorre! Ma sai che potenza. No, però come fai? Non ti esce facile come cosa? O... Vabbè, è di provare le cose si imparano. Quindi. Come il batterista dei Foo Fighters, se fa le seconde voci. Sì, vabbè, ci sono tanti. Anche il batterista dei Foo cantava adesso. Te. Credo siano stati insultati da questo paragone. No, per far capire a lui che comunque tu, i batteristi sono musicisti che il nome di più facilmente paese. Riescono a suonare, anche se è più difficile, perché devi mantenere il tempo e cantare. Ma invece con l'allenamento il batterista già sa che cosa fare. Te l'ha detto come si chiama la canzone? Scorrere. Scusate. Ma io volevo fare una domanda. Prego Alessandro. Beh, però questo è uno dei nuovi pezzi che hai cominciato a scrivere con lei oppure... era vecchio, cioè nel senso che già era in cantiere. Scusa. Diciamo che non era né vecchio né nuovo, nel senso che è venuto, diciamo, di solito dico sempre così, ci sono tre blocchi di pezzi, nel senso che i primi pezzi più o meno sono quelli che si ritrovano nell'EP, ad esclusione di Via Vittorio Veneto. Sì. Mentre Questi due pezzi che abbiamo sentito ora, uno fa parte diciamo di una serie di pezzi più nuovi, quindi già scritti con la loro presenza, mentre questo qui suonavo già con altri collaboratori ma non erano loro, quindi già magari risentiva dell'influenza diverse di altri, però comunque in modo minore, perché diciamo avendo deciso che erano dei collaboratori, quindi che non erano persone fisse, sostanzialmente lasciavano fare a me più o meno tutto, diciamo così. Quindi questo pezzo sì, appunto, è precedente ai nuovi, ma comunque viene dopo. Io lo sento molti... molto personale. Sì, è un pezzo, diciamo così,
tra quelli che ho scritto probabilmente ci tieni quello che più quasi. No, quello che più magari può avere interpretazioni, perché io dico sempre che questo è un pezzo sul tempo, però molti invece lo leggono come un pezzo d'amore. E diciamo questa cosa mi fa anche piacere, perché trovare più interpretazioni, dai spazio alla fantasia. Sì, trovare più significati dietro una canzone vuol dire anche, nonostante io penso sia un pezzo con una scrittura, anche una terminologia abbastanza semplice, sì. Quindi che è poi quello che cerco di fare, insomma, perché se vuoi usare termini complicati devi essere molto bravo. Vabbè, però a volte la semplicità fa. Sì. Ricordiamo che proprio questo è il bello della musica, cioè che dà molto spazio a libera interpretazione dell'ascoltatore, nel senso anche di come una persona si sente in quel momento può interpretare una certa canzone in un certo modo. Se tu in questo momento stai vivendo una storia d'amore e ti vedi in certe frasi che non è che sono proprio precise su un tema, potrebbe essere anche interpretata in quel senso lì come una canzone d'amore. Ed è il bello della musica, secondo me, questo. Il fatto che sia, anche se è fatta da un altro, è una cosa estremamente personale. Sì, sì. Ma infatti ha fatto un ragionamento, quindi da cantautore, volendo, per cui l'avete visto addosso. Hai visto dove dico prendilo in culo? Hai visto, domani ascolto tutti gli album di Battisti. Peppe, prendilo in culo anche tu. Con tutto il rispetto ai Battisti. No, uno devi meglio Battisti riesca bene, no? Sicuramente sì. Hegel devi ascoltare. Io direi di prendere un po' d'aria. Andiamo a prendiamo un po' d'aria. E mandiamo il terzo. Il terzo pezzo del loro EP, che è la non, tra parentesi, Sacra Famiglia. Io vado a prendere la tachipirina, che sto male. Com'è interessante. Oh, no, proprio letteralmente. Quella tachipirina là. No, sì, ma no. Madre, madre, madre. Che piange i piedi della croce. Per il tuo figlio laureato. Master in inglese. Madre, madre, madre. Credi ancora nella fede. Padre, padre. Padre, con lo stipendio dimezzato, paghi mastro carpentiere, perché mi insegni il suo mestiere. Padre, padre, oh padre. Nel culo.
riposa in pace. Siamo tornati e nel frattempo abbiamo sentito questo bellissimo pezzo! Ti è piaciuta l'interruzione? Io scambiando per iello. Ah, a scambiare per iello? Non lo so. Perché probabilmente non ci senti male. Sì, ragazzi, parlateci un po' di questo pezzo. Una piccola introduzione, un po' a 360 gradi. La non sacra famiglia. Sì. Perché? Allora, questo pezzo appunto rimanda al concetto di... della famiglia tradizionale cattolica, quindi che noi tutti odiamo, esatto, padre, madre e figlio, onnipotente, non onnipotente purtroppo, e diciamo l'attualizza, concettualmente diciamo parla di una storia abbastanza comune, che potrebbe riguardare chiunque sostanzialmente, perché parla di un figlio che sostanzialmente viene proprio letteralmente campato dai genitori fino a un'età non specificata, ma si capisce insomma che viene campato fino a molto molto in là, sostanzialmente come un mammone, esatto. Come quasi un Gesù moderno, che Gesù, esatto, però nonostante lui cioè, si dia da fare per comunque svincolarsi da questa situazione, non ci riesce. E poi il finale, molti mi hanno detto aperto, ma io credo sia abbastanza chiaro, che nel finale diciamo lui si toglie la vita e quindi la fa finita sostanzialmente. I paragoni con Gesù ci sono tutti, se comunque è incampato e l'hanno tolta la vita, però comunque ha perso la vita. Vabbè, però che in effetti l'ha ripresa. Ma infatti lui non l'ha ripresa. Forse è per questo. Gesù, nella storia biblica Gesù è come se si fosse suicidato, nel senso che si è sacrificato per il bene del mondo. Quindi come se si. Esatto, no, non ha detto una cazzata. Diciamo. No, ma lui è molto tecnico a livello. Lui fa il prete. Lui come secondo lavoro. No, però no, ti volevo dire. Se ci pensi è bello che ha un finale aperto, perché anche se sei ucciso dopo 3 giorni può sempre ritornare. Sì. 3 giorni però molto lasciamolo agli esperti del settore. Ai teologi. Batman o Gesù. Diciamo che questa canzone è quasi come. Risulta come un'utopia moderna, cioè usate quasi la storia, una storia vissuta e rivissuta nei secoli, in una sorta di utopia moderna, perché ovviamente è quasi come pensare la stessa cosa di un qui pro quo storico attualizzando nei nostri tempi moderni. Però a parte comunque che la canzone è abbastanza originale nella tematica, che l'ho ascoltata a casa prima di venire qui, devo dire la verità. però volevo farti la domanda non tanto sulla canzone, ma che abbiamo parlato di scrittura e quindi di influenze artistiche e musicali, ma volevo farti la domanda sulla voce, cioè tu a livello proprio di cantato e di note, di come le prendi, ne so, il tipo di un graffiato oppure un falsetto se ci sei in qualche parte, a chi ti ispiri, oppure se diciamo così cerchi di estraniarti da qualche cantante, perché è difficile avendo un'influenza forte risultare comunque originale. Tu comunque a chi ti ispiri a livello di cantato, di tecnica parlo? Allora, io posso dirti che insomma ci sono molte voci che mi piacciono, magari che non vengono riconosciute come grandi voci, però magari mi piace l'uso che ne fanno. Ad esempio, ovviamente non posso, diciamo così, per motivi tra virgolette sessuali, dirti che posso imitare tra virgolette Carmen Consoli, però mi piace l'utilizzo che fa, magari qualcuno la può ritenere lagnosa, però secondo me ha avuto una grande idea, una grande intuizione di portare un tipo di cantato che poi sostanzialmente era già stato proposto ad esempio nei Cranberries. Sì. Secondo me l'ha mischiato molto bene con quella che sono le interpreti italiane. Ma non parlando di Carmen Consoli, del vecchio o del nuovo? Molto del vecchio, vecchio del vecchio timbro di Carmen, diciamo, c'è quello, una bella differenza, sì, tra... diciamo quello, infatti devo dire non sono molto convinto da questa scelta, secondo me è più una scelta dettata magari da discografico, sì, però io l'ho sempre trovata molto originale, poi secondo me è anche un talento come a livello di scrittura.
magari non solo, pure strumentale, per questo sì, sono sì, un po' di tutto, più o meno come luce, sono 12.000 strumenti e poi a livello maschile invece tutti i cambi console è... ah, guarda, avere un riferimento femminile non è facile, è una cosa che poche volte si sente per un A livello maschile ce ne sono troppi, cioè che mi piacciono, dimmi tre. Tre, solo tre, ti dico Manuel Agnelli, perché l'ho ascoltato talmente troppo che... Ti è entrato proprio osmosi la sua esatto, voce. Quindi no. Sicuramente c'è... non c'è un... C'è un agnello dentro di te. C'è, diciamo, un... esatto, c'è uno studio uditivo proprio su come è imposta la voce, su come la utilizza. Su quando magari, ecco, magari una nota la stessa che arriva a voce piena magari decide di farla in falsetto. L'altro è sicuramente Thom Yorke, che insomma penso sia, nonostante, ecco, i puristi insomma contestano il fatto che non sempre sia intonatissimo, però ha una, secondo me, una creatività dal punto di vista vocale che è veramente pari, diciamo, a pochi, pochissimi. Ha creato un nuovo modo di cantare negli anni 90. Ecco, infatti, che cosa mi ha fatto pensare prima alla sua voce? Mi veniva in mente Karma Police. Sì. Una canzone di prima. E... Sì, 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 stile, sì. E poi questa è un'influenza, diciamo, ultimamente che sto riscoprendo, che viene molto trascurata, diciamo, prima dei 20 sostanzialmente, che è Frank Sinatra. Il suo miliardo e mezzo non di si direbbe, esatto. Però è una bella no, è più che altro influenza. Un'influenza a livello di ascolti, poi non so se deciderò di integrarlo, anche perché lui aveva insomma beh, un tipo di voce, un diversa, tipo di voce molto diversa, sì. da crooner, dei bassi paurosi, esatto, dei bassi paurosi, però sicuramente si mette al pianoforte, riesce a suonare anche la nota più grave che esista. Però infatti molti spesso, ecco, guardano al virtuosismo tecnico in alto, invece sì. Sinatra ha guardato in basso, che è molto più difficile cantare molto più in basso. Vai a cantare una nota bassissima, sì, infatti. Ti tiene l'infarto. Invece alto, con un po' di allenamento, non è che ci arrivi, però puoi simulare con qualche falsetto o addirittura con lo scream, però se non c'hai la canna giusta per arrivare alle note basse, lui poi non da scrimmatore, tra virgolette, anzi ti vedo tutt'altro, credo molto alla brutta, cioè, diciamo molto alla che cioè, usato musica... in un certo modo, in un certo tipo di musica, sempre nell'alternative metal, faccio un esempio dei Deftones, a me piace come viene integrato quel tipo di scream. Beh, è un fatto anche di gusto, come sì, dici sì, tu, sì, perché... però io il tuo cantato lo vedo molto più alla Brunori. Ma anche sì, il tuo è testo più... è molto simile ai testi di Brunori, sulla gente che si uccide per motivi familiari, cosa sì. Dice? Da Kurt Cobain a Bob Dylan. Anche se Kurt Cobain io non l'avrei scritto se fosse in Brunori. Esattamente. Invece smart, loro due che ci stanno riempiendo di chiacchiere. Va bene che sei polistrumentista, ma adesso non è che te lo devi credere. Poliugolista. Vorrei sapere da loro due i loro tre artisti preferiti nel loro strumento. Però lui non lo vuol dire. Vabbè, uno è solo batteria. Solo batteria. Il loro strumento madre, diciamo. E a batteria e tu basso, ovviamente. In realtà non ho mai avuto punti di riferimento veri e propri, non ne ho mai avuti, perché ho visto sempre più un contesto musicale, nel senso non mi fissavo su un musicista, ma bensì sull'etnia musicale. Quindi non ho mai avuto un vero e proprio punto di riferimento, potete tanti batteristi, tra cui Benny Crabb. E l'ha detto uno. È per dire, perché non mi ispiro totalmente a lui, cioè prendo non per forza, chi ti piace? Chi ti piace proprio come stile, anche... proprio come influenze anche che ha dato nella musica, cioè, che ci sono tanti, anche quello dei Police, un tizio funk, un tizio jazz, un tipo, tizio blues, quando riguarda appunto il livello ragionamento complessivo di Nicola aiuta, che fin da quando ero piccolo sempre fissato, io non capivo niente da piccolo, sempre fissato, ancora tuttora sono fissato, mi piace il suo modo di suonare. Poi per quanto riguarda il metal, sempre nella scena progressive, però quel progressive moderno che viene chiamato di gente batterista dei periferi, Matt Alpern, però comunque c'è nel gruppo con Giro, giustamente non no, ma si sente di cosa stai parlando. Appunto, quindi, cioè, appunto questo fatto qua che cerco di prendere un po' da tutti, non ho proprio un punto di riferimento, posso dire preferiti, però
E poi invece, invece la donzella del gruppo? Ma io un po' la stessa cosa, nel senso non mi sono mai fissata. Allora, il primo nome? diciamo io prendo i musicisti che mi piace, diciamo, come creano l'atmosfera, sì. Che secondo me questo è il ruolo del basso. Sì. A me non piace molto il virtuosismo, nel senso il bassista che deve farsi, deve distinguersi per forza, deve farsi sentire. Vedi, no. Domenico, di che stiamo parlando qua? Di che stiamo parlando qua? Però, io non so suonare. Ovviamente lo apprezzo anche, nel senso, infatti una delle mie bassiste preferite, donna anche lei, è Tal Winterfield. Sì. So, sì. Molto brava a livello proprio tecnico. Peppe ha fatto una faccia, sì. forse perché è gnocca. Non per forza. Vabbè, poi non so, appunto, a livello, diciamo, a me piace anche Cameron Cosa è bassista. Non è proprio il mio genere. No. Poi vabbè, altri due nomi. Ma non saprei, vabbè, come diciamo sonorità mi piace, vabbè, Flitter e Dotto, ovviamente, lo Slap perché mi piace un sacco. Che cosa strana. Roger Withers, che altra cosa strana. Che per quello che credo. No, sembra stessa domanda. Ma se sei degli Kids of Leon. È il cugino. Non so che tu lo ami carnalmente, basta. Metti. Abbiamo scoperto un po' i loro gusti personali e quindi ci appropinquiamo ad ascoltare il penultimo pezzo del loro EP, che ricordiamo il vostro EP, dove si può ascoltare? Su YouTube è in versione, se non sbaglio l'ho caricato in VMA, quindi dovrebbe essere in qualità anche migliore. Altrimenti sì, è scaricabile direttamente dalla pagina di Facebook al lato nella descrizione, però è scaricabile in MP3 perché sarebbe stato la di dimensioni. Com'è? facebook.com/zerillamusic. Ok. La pagina Zerilla and all is ghost. Sì. Okay. Questo pezzo si chiama Terra Boa. Noi ci sentiamo tra qualche minuto e vi lasciamo all'ascolto di questo pezzo. Mamma, come sono bravo, mamma mia. Chiara, non saresti chiara senza un poco della tua banalità, che da sempre ti contraddistingue. Tu sicuro ti aspetti che lui si presenti sotto casa tua con un mazzo di fiori. Mamma mia, che pezzo ci abbiamo. Abbiamo sentito un gran pezzo, ragazzi. Abbiamo sentito soprattutto il fatto che il batterista è fissato con il... No.
sei proprio fissato. Sei proprio un tossico. Perché ti metti a rullare? Cioè, poi non lo so. Offri qualcosa. Dicevi a domenica, a questo punto fai le domande che stai facendo prima. Sì, io volevo chiedere. Tu suonerai pure una chitarra. Sì. Che tipo di chitarra ti piace? La loro strumentazione. Allora, la nostra, cioè la mia personale che uso nei live e che ho usato qui è una Fender. Sempre acustica? Sì, sempre acustica. Diciamo a livello elettrico a me piace molto sia la Fender Telecaster che la Gibson 335, volendo proprio sparare. La 335 sarebbe? No, S335 diciamo una chitarra, è una chitarra semi-acustica in realtà, è elettroacustica. Ah, ho capito, che genere, che stile stai, diciamo, stai tra virgolette è jazz, sì, sì. Diciamo, molto usata nel jazz. Simile a quella che sì. C'hai tu, sì. Batterista, vedo che io te l'ho già chiesto, ma ripeto per chi non l'ha sentito. La tua strumentazione. Vabbè, io no. Non con le bacchette, userò le 5B. No. No? 5A. 5A. Mi piace pesante. Le ha fatte la quinta A, non la quinta A. Sono troppo pesanti per te le 5B. Beh, cioè, ti dico le 5A, perché purtroppo, diciamo, non ho mai avuto tanta possibilità di utilizzare altre bacchette, perché non ho mai avuto appunto la possibilità di prenderne altre, perché se si vuole, cioè, non è molto rifornita, quindi no. Questo pure. Senza offesa nessuno. Esiste Thomas. Indietro, prego più le spedizioni delle bacchette, però. Sì, quindi, sono piccoli particolari. Vabbè, può andare anche in un negozio a Napoli, a Marigliano. Mi piace il problema. Anche a noi. Lenti volturata. Ma scusa, io ho appena la bocca lo tra uno. Applauso, applauso. Semicitazione. Avevamo un amico nostro che era di volturata, il caro Pisagrita, che è stato Antonio Pisagrita. Sarà in classe con noi. Una piccola parentesi, poi riparto. Cioè, l'età vostra qual è? 19. 22. E io 21. Comunque, no, una pirl. Diciamo che paradossalmente non mi piacciono i fusti molto grossi, nonostante la pirl ce l'abbia. Però. Betulla, ondano, faggio, pioppo. Di verità non lo so, perché appunto la batteria è di mio padre, non è la mia. Quindi non sono compensato. No, non penso, perché è molto pesante purtroppo. Infatti ogni volta che devo suonare è una tragedia, perché per portarla è un bordello. Mogano. Il mio massiccio. Comunque. Di piatti cosa hai? Piatti utilizzo sempre, ho utilizzato la maggior parte sempre Zildjian. Però vorrei spostarmi sulla Mail. Anche se. Perché questa scelta? Perché hanno un suono, non so perché mi ha più metal. Ma neanche, non lo so, mi è sempre attirato. Anche qualsiasi tipo di piatto della Mail mi è sempre piaciuto. Infatti, il mio è stato uno striscino della Mail. Sono fissatissimo, lo sono cosa... sempre perché sono solo, anche se non sei un flescino alla Giorgio Pretti. Quanto ti è costato? 80 euro. Porca troia, è un coso così. Purtroppo mezzo un po' se compri gli altri piatti. Sono proprio la batteria, ma anche se gli strumenti in generale costa la roba. Sì, è normale. Soprattutto con la batteria, non c'è. Pure comprare una vite per un pedale ti costa almeno 30-40 euro. No, vabbè, no. No, una vite, tipo... una vite per i pedali di Luigi, il mio batterista, che ha. Comprare una vite per il battente della Tama ti costava 20 euro. Ah, una vite. Vabbè, appunto per il salone a matto, purtroppo. Cambiavi il pedale. È il nome. Purtroppo, signorina THC, come si chiama il nome? Ma io sono un Fender Precision. E uso sempre quello, diciamo, sono classico. Allora, Precision è la versatilità fatta sì, a passo. Proprio per questo. Fender vecchio messicano, ok. Anche per motivi economici, perché purtroppo il budget è limitato. Poi, vabbè, ma non è cinese, è messicano. Già è messicano. Già messicano c'è qualcosa. Sì. Lo capisci quando suona? Ma oh, ci cade! Bastardo. Ma spieghi i porti d'acqua, però. Sì, vabbè. Ottimo. Detto... Cosa vuoi dire? No, non riesci un gatto con mai. Sì, è vero. Se mi sbaglio, devono fare un altro pezzo. Sì, se vuoi. Game Boy, mi sembra. Sì, volendo. Xbox. Game Boy. Lo vogliamo. Game Boy. Sono se volete, ragazzi, no, li abbiamo colti un po' impreparati. Ma questo è il bello della diretta. No, per me, sì, sì. Fate un po' che cazzo vi pare, cioè, alla chitarra c'è un allora sono abbiamo. Anche infortunato un cambio di formation, un cambio di formazione, ti tolgo le cuffie dai coglioni che se le vuoi mettere per ascoltare qualcosa se te le vuoi mettere per
sentirti di più se hai bisogno. Questo no, perché non ho ascoltato. Come si chiama? Game Boy, come si chiama? Questa si chiama Game Boy, sì. Ah, pensavo ti voleva sfruttare. No, davvero. No, perché la conosco, già lo... Nel senso che ci giocate. In realtà non ci ho mai giocato, per quello lo so. Ah, quindi è una canzone triste. No, la canzone. Canzone triste. Game Boy, sì. Mi dici il secondo accordo qual era? Non sono ancora riuscito a capirlo. Neanche noi. Secondo accordo in realtà è un fa sustained 2. In italiano?
Sostanzialmente la diteggiatura del classico mi ha portato al terzo tasto. Ok, non so, ho cominciato a capire quello. Sonetto di minore. Tanto esattamente, tanti sono, perché non è vero, non hai capito. Posso, no, ho sentito, no, è quasi lo stesso accordo. Sonetto minore, però non mi riuscivo a ricordare tu. E Alessandro mi ha detto, è la mia canzone. No, sono un accordo della canzone. Pensando che ricordiamo il plagiatore di professione. No, però aspetta, plagiatore di se stesso. ecco. E che peggio ancora, cioè, ti devo chiamare CDC. questo pezzo l'avete scritto in tre? No, questo pezzo in realtà nasce in proprio in salone, sì. Però è un bel adattamento dal vivo. Subito, rende. Sì, ma dal vivo, secondo me, non in elettrico, perché comunque la mia impronta è quella folk, sì, però ha più grinta, spinge molto di più, specie nella parte dello stacco, dove quando si apre la batteria. Infatti la ricordavo bella alla fine. È bella che quando anche una canzone diciamo all'inizio ha attitudini un po' più ovattate, esplode all'improvviso con uno stacco anche musicale. Io la immagino con la batteria del tour. Batte molto meglio nella batteria. Sì, e tu abbiamo visto suonare. Ho visto ti ho visto costipato. Sì, poi dal vivo c'è anche una parte di tastiera che entra alla fine, quindi suonata da? Sempre da vale, scusa se ho pensato facciamo un piccolo stacco pubblicitario. Ricordiamo la gente, se volesse venire a sentire live da qualche parte, avete qualcosa in programma? Sì, abbiamo questo sabato, siamo dal vivo al Black House in apertura un altro cantautore salernitano che si chiama Bogo. Dopodiché questo, diciamo, era una notizia che intendevamo dare proprio qui, l'8 di dicembre invece siamo in apertura a Maria Antonietta al Tilt ad Avellino. Dopodiché a febbraio saremo al Capri Jazz a Battipaglia per una rassegna che sono già diversi anni, 2-3 anni se non sbaglio, che va avanti, che si chiama Mezzi Concerti, che prevede, diciamo, fanno così, suonare metà pezzo e poi ve ne caccia. Prevede un live ridotto di 40-45 minuti con successiva intervista della radio locale. Sì, locale battipagliese, sì. Mica Radio Baiano, siamo meglio noi. Quindi venerdì, quindi venerdì 21 non avete nulla da fare. Venerdì 21 penso di no. Allora, fare la pubblicità. Avete da fare, invece, avete da fare. Come tutti voi, no, adesso lo dico io, come tutti voi ascoltatori, ricordiamo che venerdì 21 novembre, ore 21, presso l'Agora Lounge Bar Paninoteca Birreria di Baiano in via Leonardo numero 8, si esibiranno live la Metro Rock Experience, gruppo nato qui a Metro Rock, prende il nome di questo splendido programma. Morirà anche qui. Gli Alt F4, la band più scarsa di Atripalda. Io non vengo. Meno male. Quindi accorrete sia all'evento di Radio Baiano, questo qui di venerdì, ma anche sabato al Black House ad Avellino. A Battipaglia penso sia un po' difficile accorrere, però al Tilt si può arrivare e probabilmente noi ci andremo a fare anche un giro per ascoltare loro, meglio Maria Antonietta, io per non poterla ascoltare. Maria Antonietta è a pagamento, non lo so, questo non te lo so dire ancora. Facci sapere, perché sennò Carlo non viene. Sì, perché sono un pezzente. Detto questo, noi mandiamo l'ultimo pezzo di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, che si trova? Via Vittorio Veneto, bravo. Come mai via Vittorio Veneto? Perché prendono sempre la circonvasione. L'ascoltiamo prima e poi. Perché sennò mi dilungo molto. Lasciamo il beneficio del dubbio prima della canzone, che verrà chiarito una volta ascoltato. Poi ma sono italiano, non mi. Io lo metto fuori, voi. Sentiamo tra poco. La strada provinciale, parallela all'autostrada,
che mi portava a casa tua ogni giovedì. O giù di lì. L'ho rifatta, di certo dovevo piacere molto anche a tuo padre e al tuo cane, che mi faceva le feste, e poi cos'è successo? Non lo so. Perdonami per non essere stato bello, per non avere mai capito veramente quando sorridere davanti a una reflex ma io sono io, sono gli altri. Hanno vestiti più eleganti, più di me. Perdonami per non essere stato bello come lo ero nelle foto da bambino. Da bambino. E poi cos'è successo? Ora lo so. Ma io non sono un dio come gli altri. Sugli acceleratori performanti ma io non sono io, sono gli altri. Hanno vestiti più eleganti, più di me. Di parcheggi.
Siamo un po' tornati, ragazzi. Siamo un po' tornati. Non siamo in via Vittorio Veneto, siamo in via degli Apostoli. Via degli Apostoli. Questa è la canzone perché... più lunga dell'album. Dell'EP, diciamo. Come mai? Avevi più cose da dire? Sostanzialmente potrei dire di sì. Ho più cose da suonare? Da suonare non tanto, nel senso che alla fine è un giro di accordi anche abbastanza ossessivo che si ripete quasi fino alla fine, se non per qualche variazione. Quindi, però da dire sicuramente sì. Come è nata? È nata sostanzialmente su una mia riflessione. Avevo questo giro in testa da un po', diciamo strutturalmente, non strutturalmente, cioè a livello tra virgolette di struttura mentale, riprendo un po' quello che era successo l'anno preso Bob Dylan, cioè pur essendo un giro magari meno ricercato rispetto a quello che hanno preso Bob Dylan, sapevo che cioè, meritava magari un'attenzione maggiore, più ricercata, sì, sul testo. E come mai Via Vittorio Veneto, questa in realtà è l'altro pezzo che mi chiedeva prima Alessandro riguardo Terra Boa, sono i due pezzi autobiografici del demo. Sostanzialmente, come è stato detto prima, non so da chi, è davvero la via, cioè, è un riferimento geografico vero ed è via Vittorio Veneto di Mariano, quindi non so chi l'ha detto prima, però quindi non di Roma, no, quella fermata del treno della Cinque Mediale. È quasi come un punto di arrivo. Poi è anche appunto tra virgolette interessante notare che la denominazione via Vittorio Veneto, pure piazza Vittorio Veneto, sì, è molto molto frequente in Italia, è quasi come via Roma, che poi mi sono anche informato, diciamo, sulle origini e ho scoperto che Vittorio Veneto era una nave, addirittura una nave militare, ignoravo sostanzialmente come nomi del resto potesse essere invece no, una via una nave militare, se non sbaglio, non vorrei dire castrone, ma dovrebbe essere utilizzata, se non sbaglio è stata utilizzata in questo caso via Vittorio Veneto è quasi come un excursus, un punto di arrivo e di ritrovo, il bar Mario di Zerella, diciamo così. O no? Vedo abbastanza dispiaciuto. No, diciamo che spostamento di Gambù, diciamo più che ho fatto più la citazione, non è no, che... diciamo che più che altro non è cioè un luogo reale, però non è un luogo ideale. Per te, sì. Un luogo, sì, un luogo in realtà da dove fuggire. Nel senso che è una, sì, diciamo il paragone mi piace di più, non perché è Bob Dylan, però diciamo ovviamente con temi e spessori molto diversi, sì. Però no, ma perché? Però stai toccando il cuore di domenica. Però diciamo che sostanzialmente fisicamente, ecco, è il tratto di via in cui finisce appunto Mariano, sì, e inizia la via che mi riportava a casa, quindi sostanzialmente questo sì. In merito a quello che mi hai chiesto prima, quando non eravamo in onda, mi avevi chiesto il titolo di Terra Boa. In realtà, pur essendo anche questo un altro titolo di denominazione geografica, perché Terra Boa è una città brasiliana sconosciuta ai più, penso, su questa terra. Però io la conoscevo, però ce l'aveva puttane, bravissimo. Però in realtà contiene un anagramma anche abbastanza facile da risolvere. No, però risolvicelo, perché che è a Roberta, quindi ecco, c'è un risvolto sensuale, esatto, sì, diciamo, se sentimentale, più diciamo più disilluso, diciamo, che sentimentale. Facciamo una domanda un po' più personale, un po' più scomoda. No, anche perché Roberta. Anche perché nella canzone Terra Boa, fondamentalmente, se tu ascolti la canzone, sembra che la canzone è dedicata a una Chiara. Sì, infatti. Che dice Chiara, che non sei Chiara, perché non è Chiara, però in pratica ha i capelli chiari. Esatto, sì. Il riferimento è non sul nome, ma sull'attitudine fisica, cioè che aveva i capelli biondi. Esatto, più chiaro. E si chiama Roberta. Ciao, esatto, Roberta, se ci ascolti. Diciamo, ma avevo questo gioco di parole, perché è un disturbato, è come un cantautore disturbato. Tutto chi è? No, il nome è reale, cioè la persona, come la persona, sì, davvero Roberta, non sto scherzando, una... no, era, diciamo, questa è
sostanzialmente non ne parlo bene nella canzone, si ascolti la canzone, sì, perché basta, insomma, che non è chiaro, è una è chiaro solo di capelli. E sostanzialmente è un affidato un'idea a qualcosa che in realtà si è rivelata più diverso, ma proprio più scialbo rispetto a quello che magari era, diciamo, noi era l'impressione iniziale. Abbiamo chiamarle donne dalla dubbia moralità. No. Si intende un'immagine di una donna che poi non risulta essere un'immagine distorta. Una immagine che tu hai dipinto diversamente da ciò che era. E ci rimane il doppio male se stai parlando di questa cosa, perché giustamente se una era meglio che era una devo dire che a livello di scrittura questa è la mia preferita, perché è molto è disturbata questa canzone, come è stata scritta. Una Roberta che... l'abbiamo incontrata tutti, tranne lei. Oddio, Roberto. No, vabbè, noi non siamo omofobi, anche quindi c'è, cioè, anche perché lei è donna, quindi. Quindi appunto. Non è io volevo fare la domanda sulla copertina dell'album, perché l'unico. Posso dire una cosa? Tu su questo pezzo è come se l'avessi sentito anche abbastanza tuo. Ci manca solo che ti mettessi a piangere. Perché non eri chiaro? Quindi, come abbiamo visto, le nostre canzoni possono anche appartenere a qualcun altro. Il caro Peppe qui ci può confermare che stava per piangere. Ma è vero, stava per piangere. Ma è vero, la faccia che sta facendo prima che... Sì, gli stanno scendendo i lacrimoni. Mi piace questo, a me devo dire la verità, a me ha adorato, a parte il Battisti classico e qualcun altro di italiano, anche se non tutto, però io Bruno ce l'ho sulle palle. Non sta scomodo lì. Dai, il secondo album di Bonori. Non mi piace tanto. Però questo sound che voi avete costruito non è per niente male. Più che altro vorrei sapere come avete, cioè dove avete registrato questi pezzi. In realtà questi pezzi sono fatti in casa, appunto. In garage, sì. In garage sala prove e appunto sono registrati con l'aiuto dei tre ignavi, diciamo, che ci hanno assistito anche sostanzialmente negli arrangiamenti di ciascuno del proprio strumento, e sono stati mixati da Gianmarco, quindi è un lavoro, se vogliamo, anche più corale rispetto a magari al classico cantautore che va in presa diretta con la chitarra acustica, sì, in singolo diciamo. Peppe lì aveva una domanda abbastanza interessante. Sì, volevo sapere come era nata l'artwork della demo. Allora, questa, diciamo, è una storia abbastanza interessante, nel senso che ho chiesto personalmente questa foto a una mia ex compagna di liceo, fotografa avellinese, che si chiama Danilla Taccuri. E quando gliel'ho chiesto per cioè ad onore del vero, è rimasta anche un po' delusa? No, non delusa, no, sorpresa. Sorpresa, no, diciamo. Ce l'hai i soldi? No, nel senso sorpresa. Che voleva i soldi. Cioè, no. Sorpresa perché, diciamo, magari ecco nello scatto lei non, cioè, vedeva semplicemente. Non se l'aspettava. Ecco, no, solo una. Secondo me è una foto che può anche dare più interpretazione. Nel senso, è sia una foto che dà profondità, sia che però una foto che ti ispira leggerezza. E quindi ecco, appunto, questo poi è anche il bello della mongolfiera, dello zeppelin, insomma, di tutti i gonfiabili che vanno verso l'alto, e quindi questo senso di sia di terreno che di ultraterreno, vabbè, diciamo, anche perché ispirazione verso l'alto, evocativo anche per il titolo dell'EP, no? Esatto, poi si sposava bene, che sì, il titolo riprende, quindi evocativo in realtà, riprende in realtà una frase all'interno di hanno preso due. Sì. Vabbè, è concettuale anche la copertina, quindi. Detto questo, ragazzi, noi siamo giunti alla fine di questo nostro viaggio alla scoperta di. Io direi questo... è passato questo tempo. Due ore non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. La buona compagnia. La buona compagnia, la buona musica fanno volare il tempo. E noi siamo sempre i soliti lecchini, lui, ma non fa niente. No, non è vero, pensiamo davvero, è lui che è lecchino. E sono sempre il solito lecchino. E a carnevale sei al lecchino. Che sarà brutto. Perché vai via per discesa e sei escluso dal club dei figli. Se penso se era romano era Irlecchino. Il cantatore. Ma se non la diceva lui fra un minuto la dicevo io. Il cantatore che si trasforma in Peppe. E questo è un insulto, ragazzi. Noi adesso abbiamo una rubrica che
se volete stare qui con noi o ci volete ascoltare dall'altra parte del vetro o volete giudicare noi, cioè, la nostra, volete giudicare i nostri giudizi, i nostri giudizi, perché noi abbiamo la nostra rubrica che si chiama Fire Stars, Stars con la S finale, con la S finale, ci ricorda Peppe, non ho detto la S finale, l'avevo detto 5 stelle, 5 stelle, con la 5 stelle, comunque, in cui analizziamo e recensiamo album che ci assegniamo la settimana prima a vicenda. E quindi, non so, noi mandiamo la canzone di Alessandro che ci ha scattato che palle! Per settimane, la mandiamo anche stavolta, e poi chiudiamo con la nostra rubrica più amata del web, noi mandiamo la bagata della cascata. No, io oggi la chiamerei, come ha fatto il buon Pepe, la balla della castagna, che è più bella. E ci sentiamo tra qualche minuto, ciao. Già schedati prima d'esser nati, figlio del postino, figlio del ministro, figlio del sesso, del progresso, ha senso questo ansimare, come donne, come foglie, messe sul ramo ad ondolare e cadere, è un andazzo criminale. Cielo e terra senza tregua, cielo e terra in conflitto, siamo figli dello stesso mondo in affitto. Acquaria, vento, fuoco, coprirmi da questo vuoto. Acquaria, vento, fuoco, copritemi da questo vuoto. Sono solo in mezzo a tanti, sono lo scarto dei paganti, di uno spettacolo ci ha visto, che ha vinto e vinto, non ci scampo, lavateci i pensieri con i telegiornali, lasciateci pagare un campo minato, fin tanto la vita al cielo, solamente al cielo sono libero. Cerca si lavora un po' di buona fede per sperare di poter sperare. Figlio di operaio, figlio di papà, con la camicia già cucita addosso, è una selezione naturale. Come donna, come manichino in un negozio alimentare, è tanto inutile guardarsi. Lumi fragili, illusioni, senza sconto né scontrino, puoi multarci anche per questo. Ho già visto, chi ha vinto e vinto, non c'è scampo, la
lasciateci vagare in questo vortice amaro che intanto ora arriva al cielo, solamente al cielo sono libero. Ma che bello, dopo aver sentito Alessandro che si lamentava, ascolteremo. Alessandro c'ha il mal di pancia perennemente. Stai fermo con le uova verdi. Le uova verdi. Perché ti sei portato le uova verdi? Ma cachi! Mi cachi. Ragazzi, siamo tornati per 5 Stars, ovvero la nostra rubrica più amata del web. Lascia le cose in testa. Si chiama Folfora. Ma non hai capito? Che significa? La forfora è della cute, non è dei capelli. Oh, non dire male parole. Comunque, comunque, settimana scorsa il caro Domenico mi ha assegnato Hybrids. Quello dei Fast Animals and Slow Kids. Fask. Gruppo che già conoscevo, però non mi ero mai approcciato, non mi ero mai avvicinato ad ascoltare seriamente. È stata questa la prima settimana in cui ho ascoltato tutto. Caro Peppe, c'è un attimo fuori, abbassa un po' la voce delle casse, perché sento rimbombare un po', chiavi. Un po' rimbombare di qua. E prima volta che ho ascoltato questo album, e poi tutta la discografia di conseguenza, che sono tre album in tutto. Sì, sono tre album più un EP, però l'EP è praticamente in drop ormai. Sì. E questo infatti non c'era nemmeno su YouTube, ho dovuto ascoltarlo in streaming da un ricordo. Ma c'è su Spotify, lo trovi? Spotify non ce l'ho, quindi non lo so. Comunque, questi ci sembrano poco più che ragazzini, ma la verità è che una volta si cominciava a fare sul serio proprio a quell'età che hanno loro adesso, 22, 23, 24 anni, 24 anni o giù di lì. Oggi, se va bene, smetti di mangiare polvere passati 30, quando nessuno onestamente si può più permettere quell'aria sufficientemente do it yourself, cioè fatti da soli, che tanto fa bene alla mia idea di rock and roll. I Fast Animals and Slow Kids invece sono giovani davvero, e a distanza di poco più di un anno dall'esordio notevole tirano fuori un altro disco, proprio come facevano un tempo quelli bravi che erano appena usciti dal liceo, eppure avevano un sacco di cose da dire e non trovavano di meglio che sfornare un LP dietro l'altro. E loro sono bravi, ricordiamo che loro sono bravi, tecnicamente sono bravi. Tu che ne capisci? Più o meno, no, qualcosa. Per cui, beh, non molti avranno il coraggio di dire che il famigerato esame del secondo disco non è stato superato alla grande. Anzi, io direi che il secondo è infatti non forse pure meglio del primo. E infatti non molti hanno il coraggio. I pezzi sono appoggiati su fondamenta solide e solide architetture. Mura sonore senza crepe e slanci autoriali di spessore. Nel senso, non è che c'hanno chissà quale spessore di cantautorato. Aimone Romizi, che è il cantante, urla nel microfono, ma tiene sempre la barra dritta, e i testi raccontano dubbi, angosce e piccole atrocità, e senza essere lirico, senza fronzoli, il ragazzo evita ogni forma di indulgenza. Saranno elementari i suoi versi d'amore ed interrogativi, ma mai scontati, mai banali. Se ci pensate bene, è di questo che il buon rock ha bisogno, specie quando è giovane: idee limpide, parole graffianti e alto volume. Ah, quello sei d'accordo? Quasi al 100%. Se vogliamo parlare di musica, poi, la produzione è matura, equilibrata, e quella compaiono i violini e i fiati. Tutto risulta saturo al punto giusto e mai smaccato. In generale l'impressione è che si picchi un po' meno duro, ma se certi passaggi stoner rimangono in grande evidenza, e anche allo stesso tempo si sente meno la tentennazione di smussare gli angoli, che in fondo sono già abbastanza dolci così. Cioè è un suono molto potente, molto, molto stoner, però non è proprio quadrato, ha gli angoli abbastanza smussati, nel senso lascia quello spazio a quella è infame però lascia quello spazio alla melodia. C'è una profonda vena hard nei Fast Animals and Slow Kids, che però non sfocia mai nel vero hard rock. Le canzoni sono saliscendi continui e le chitarre riempiono sempre la scena, ma tranne rare eccezioni non danno mai l'impressione di prendersi più spazio di quanto non sarebbe lecito. È tutto molto veloce e la matrice punk si sente. Il singolo di lancio A cosa ci serve è un piccolo manifesto generazionale, è proto-esistenzialista, sporcato di mal d'amore, è senza dubbio il pezzo che incide di più, il più commestibile, anche se probabilmente non il migliore della lista.
Tra tutti a me piace molto Maria Antonietta e Treno, che è l'ultimo pezzo molto alternative rock, mi piace molto. A me è sembrato molto molto nostalgico come pezzo, cioè a livello di vecchia musica. Sì, è molto bello. Io gli ho dato ben 4 su 5, Rolling Stones and Music, non pervenuto. Non l'avrebbero mai recensito. Aggettivo d'impatto, miglior pezzo Maria Antonietta, perché mi è piaciuto molto anche il testo che, come mi dicevi tu, racconta di una violenza. È una violenza, sì, una violenza. Una violenza carnale. Difetto. È stato, questo, io qua feci già una recensione di quest'album, un anno fa più o meno, però lo feci molto più, come lo facevamo all'inizio, era molto più banale la recensione. Però la storia di Maria Antonietta, se la vai a cercare, che si trova su internet, la vai a leggere, raccontata dal cantante, è una storia che c'è veramente di controcorrente. E farci un pezzo sopra, essendo tra l'altro ironico, perché in alcune parti del pezzo è ironico, Maria Antonietta secondo me è un pezzo molto molto valido. Difetto, alcune canzoni forse sul piano sonoro danno l'impressione di essere un po' simili tra di loro. No, per dire, non per forza. E io comunque ho finito. Adesso a chi tocca, ragazzi? Io? Peppe ha recensito le saponette, i deodoranti Dubs. The Last Broadcast, gruppo in Britpop venuti dopo l'onda del Britpop, cioè il canto del cigno, anche se questi sono colombe in realtà. Sì. The Last Broadcast, secondo album dei Doves, trio di Birmingham che nel 2000 esordì con il disco Last Source. Ho ascoltato anche questo perché giustamente non li conoscevo quasi. Sì. Che è un felice esempio di melodie Britpop, psichedelia e rock chitarristico alla Smiths. Ci sta anche sì, questo sì. E non me l'aspettavo, infatti. Consci di aver iniziato nel periodo del canto del cigno del genere, i Doves non si scoraggiano a sfornare un secondo album sperandosi all'altezza del precedente. Subito dopo l'uscita del mercato di questo album, i giornali inglesi si sono lanciati in loro delle lodi sperticate, chi definendoli i Radiohead del nuovo decennio, lo fanno sempre. Chi invece proclamando l'album ancora prima di sentirlo, disco dell'anno, quindi è una cosa molto strana. Per fortuna sappiamo che la stampa inglese è spesso una fregatura e che quindi è sempre meglio dare dei giudizi soggettivi che farsi abbindolare da chi crede di aver trovato il nuovo inserisci nome band. Ma qualunque. Dopo l'intro che apre il disco troviamo il primo pezzo, Words, che però si affida a una semplice energia Britpop, ma non è molto originale. Segue There Goes the Fear, che invece è guidato da un'ottima chitarra, creando delle melodie più riuscite e intense all'interno del disco. Interessante un finale che sembra il carnevale brasiliano. Aspettavo, una cosa Britpop, non me la sarei mai aspettata. Il quarto pezzo è una sorpresa, essendo una cover di Moonchild dei King Crimson. Infatti non ancora neanche questo mi aspettavo, ed è fatta molto bene, ma è una cosa abbastanza interessante. Si chiama M62. Moonchild 62, praticamente. New York NY rappresenta personalmente il pezzo migliore dell'album, con un bel finale acustico e una grande voce di Gene Goodman. Satellites invece ha un'attitudine solo inaspettata, quindi hanno usato più generi in questo album. Sì, per questo te l'ho consigliato. Three Days Dust, una bella e malinconica canzone affidata alla voce, alla chitarra e con archi, fiati ed effetti sonori che strizzano l'occhio al genere barocco, che non era ancora stato manco inventato ai tempi. La canzone è un pochino acerba, infatti, ma il genere non è ancora arrivato a farsi sentire, quello si sentirà molto più, sempre in Inghilterra. Pounding è ricca di quella malinconia allegra degna degli Smiths, cioè quella malinconia che ci sta nei testi degli Smiths, che però comunque è suonata in modo allegro, una cosa che solo loro sapevano fare. Forse solo loro e i Q sapevano fare. Sì. L'album si chiude con la title track e la sua verve chitarristica e con l'acustica Caught by the River, che mi piace un sacco. Punto forte, vuole dare un diverso tono al genere aggiungendo elementi nuovi, altri tipi di musica, ho detto anche prima. E punto debole invece, che a volte queste aggiunte risultavano fuori contesto, non ben riuscite. Aggettivo duro a morire, canto del cigno è uscito molto bene. Te voto 3,5 su 5, 7 su 10. Quello prima aveva dato 4, però la precedente. Adesso sentiamo quella di Domenico con la scienza dei Fight Stars. Certo che la mia dura questa molto voglio, avanti. Questa la voglio sentire perché sì. Mi piacciono i Fight Stars. Allora, il Fight Stars mi ha dato Grand Unification. Sì, che è il primo album. Che è il primo, no, è il primo album, dopo l'EP. Ah, ecco, no, vi ricordavo c'era qualcosa prima. 2006, anno rivoluzionario della musica post-hardcore alternative metal. In effetti sì, ma non solo in Inghilterra, ma un po' dappertutto. Anche, soprattutto in Germania, come ho visto, perché c'erano molti collegamenti all'alternative metal tedesco, che è mischiato al post-hardcore, è mischiato all'industrial metal, anche all'industrial, ma che è la base del
Io sul consiglio del supremo capitano ho ascoltato Grand Unification e beh, che dire, non male. Però sì, non è il mio genere, ma se ho ascoltato per per anni Tridors Down, non posso lamentarmi dei Fatstar, che almeno che almeno hanno un batterista che sa fare gli incastri. A proposito di Tridors Down, voglio dire che mi è sembrato davvero di sentire più o meno la stessa cosa, che è un punto a sfavore. In effetti non dico che sono la stessa cosa, ma mi è sembrato di avere nella maggior parte dei pezzi dei passaggi molto 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 simili. Sarà il genere, sarà il tipo di strumentazione, diversi, forse. Lo so, è strana sta cosa, io non c'ho alcuni punti, in alcuni punti se fai attenzione senti molti passaggi simili allo stile Tridors Down. Ma fai vaffanculo. L'album inizia con la intro più brutta di sempre. To Sleep. Che mi ha fatto leggermente spaventare. Lavorando, io lo ascolto, non guardo quello che c'è sul PC, quindi l'ascoltavo, non sapevo che fosse solo un intro. Un alternative metal con sta roba di sottofondo, io ho pensato, oh mio Dio, io sono morto e sono diretto nel paradiso della lavazza a fare la pubblicità con Enrico Brignano. Fortunatamente c'è la title track, che non è particolarmente bella come canzone, ma almeno è cazzuta. Come sempre i bassi sono minimali e a volte, molte volte, coperti dalla chitarra o dalla potente voce di Charlie Simpson, che, porca puttana, non mi aspettavo che ci avesse questa... perché il secondo ascolto mi rende meglio l'idea della tonalità. Quest'ultimo suona addirittura tastiere e synth. E la seconda o terza, perché non ho capito bene se quante chitarre ci stanno in un album, o la terza chitarra. Soltanto saltando le normali Waste a Moment e Build an Army, che non mi hanno per niente toccato, devo dire la verità, arriviamo al pezzo che secondo me è più valido dell'album, Here Again. Ah, ti piace Here Again. Sai perché Here Again? Perché è diversa da tutto quello che ho sentito dell'alternative metal. Perché parte con basso. Anche. Sei l'unico che rara. È diverso dal normale alternative metal. Devi essere onesto. Ottima chitarra, voce suprema, basso dissonante ma virtuoso, strano, molto molto strano, e batteria da eiaculazione. Arrivo a Easy Eyes con la noia dei 40 minuti. Sì, perciò dico arrivo a Easy Eyes con la noia dei 40 minuti. La solita che mi pervade quando sento un album alternative metal. Che E anche qua c'è un qualcosa che mi piace, anche se la sento molto somigliante ad un altro pezzo che proprio non riesco a ricordarmi. In effetti sì, però non riesco a rendermi conto di quale. Probabilmente perché uso gli accordi più semplici del mondo. Concludo dicendo che l'album in sé per sé non è male, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Anzi, tutti artisti veramente preparati e adatti al genere, e adatti a sostenere il genere soprattutto. Ma come già sapete, non è quello che mi piace ascoltare. PS, credo che il chitarrista sia gay. Credo sia gay, non lo so, ho visto un video e sembrava molto molto gay. Ah, vabbè. Aggettivo grigio, molto triste. Leggete i testi che sono molto tristi. Molto. Non lo so, non leggete. Sono molto tristi. Tu parlavi degli Smith. Le copertine sono belle. Sì, le copertine sì. Ma gli Smith facevano testi sui suicidi, però facevano... Pure questo, parla di una tipa che non sta bene con te stessa e si vuole ammazzare. Sì, ma lo fanno in modo più triste e più cupo. Quello lo facevano... E poi l'alternative metal, ragazzi, parla solo d'amore. Quanto mai? Molto di suicidio. Non è vero. Difetto, sembra qualcosa di già sentito, quindi se c'è un difetto è la commercialità, anche se altri difetti non sono riusciti a trovare, perché tecnicamente e strumentalmente, devo dire la verità, sono molto molto bravi. Il cantante, come tu mi dicevi, era un cantante di una band pop. Di una boy band. Una boy band. Cioè proprio non ci pare proprio. In effetti sì, perciò io mi sono meravigliato della voce. Ho capito che la voce poteva... Però secondo me il miglior artista dell'album è il batterista Omar Abidi, che è una specie di pakistano finto. Omar che c'ha un groove che non avevo mai sentito nell'alternative metal. Consigliato sì, dai, alla fine è carico come album, quindi lo consiglio molto. C'è scritto sì, però Domenico no. Sì, esattamente. Pezzo migliore Here Again, che se non, perché c'è il basso. Però parte proprio. Però il voto non sono riuscito a dare più di 2.5 su 5, quindi quasi sufficiente. Non ci riuscì proprio. Quasi sufficienza, mi dispiace. Hai preso la mediocrità, dai. Hai preso la mediocrità. Prossimo tre. Non dico che è brutto come album, anzi, io solo questo periodo l'ho scaricato.
Quindi non lo anche quelli dopo magari. Lo infatti, bravo. Ho messo a scaricare gli altri due. Sono tre. Ho messo a scaricare gli altri due perché voglio sentire il resto. C'è un pezzo dell'EP precedente. Non l'ho sentito quello. Si chiama Paranucloder. Cioè sul l'urlo di Jack Paranuclo. Ok, allora mi hai detto questo, ma magari settimana prossima cambio il voto. Magari quello dopo ti piace di più. Proviamo. Quello l'Eppi è molto più post-hardcore. Io sono curioso. Sono curioso. Un bell'album. Questo è l'album consigliatomi dal dottore. Chi è che ha consigliato? Tu hai consigliato i Wizard? E come mai ti è venuto questa? Non lo so, così. Io ho già in mente il tuo fra due settimane. No! Non ti preoccupare, lo vedremo. Sì. Allora. Five Stars, ovviamente, Blue Album 1994, quindi il nome è questo, non è Weezer, Peppe. Io lo chiamo Weezer. Vabbè, ci troviamo nella... No, perché, lo dico perché, io ho cercato Weezer su Full Album e c'erano tre risultati, perché c'era Green Album, Blue Album e Red Album, quindi non sapevo che cosa ascoltare. Che fantasia! E ho ascoltato il primo, perché era quello là che mi ispirava di più, e ci ho preso, perché comunque le canzoni le conoscevo poi. Ci troviamo nella città degli angeli. Los Angeles. Nel 1994, periodo stranissimo, quello della generazione X, quando si formarono i Weezer, il loro arrivo nella scena musicale fu subito come un sorso di una bibita ghiacciata nel bel mezzo di un'estate caldissima. Che palle! C'è la stessa cosa! Non ho già sentito questa cosa! Ma di la verità è grunge, o è hawaiano? No, non è grunge, neanche hawaiano. Qui ho fatto una metafora un po' diversa, però mi piace sempre usarla. Mi sono già sentito. Comunque, continua a leggere. Le corpose chitarre pop in quasi tutti i pezzi erigono un muro di combatte e distorsioni tenute a base da una batteria semplice ma decisa. In quasi tutte le tracce ci sono giri e accordi usati e riusati da altre band, ma loro sono riusciti a farli propri con un tanto di personalizzazioni. Tra i pezzi più famosi c'è Buddy Holly, con un video molto divertente in stile Happy Days, proprio ispirato a quella serie, e fu usato anche da Microsoft in Windows 95, c'era nel pacchetto. Infatti mi ricordo che ai tempi mia zia ce l'aveva, che bello, come demo nel pacchetto originale. Anche Undone, the Sweeter Song, è famosissima, è stato il primo singolo di questo album, con un bel giro di basso, cori e seconde voci in pieno stile anni 90, e questa canzone è stata scritta dal batterista. Visto? Un bel pezzo. Tutto l'album suona bene, ma il meglio deve ancora venire, citando il tuo amico Ligabue. Andrea. Il terzo estratto, Say It and So, è la vera gemma dell'album. Un pugno al cuore per i più esperti e per i valati fini. Un colpo al cuore, un colpo all'anima. Il suo iniziale andamento lento, accompagnato dal riff delizioso di Cuomo, triste ma facilmente ricordabile, è una perla che col tempo la canzone esplode con rabbia seppur velata e con un assolo finale graffiante. Finito di parlare della tracklist, bisogna dire che questo album è un classico, è diventato un classico comunque per chi comunque è appassionato di musica degli anni 90. Anche se ci troviamo nel decennio di Nevermind, Grace, Ok Computer, Post di Bjork, eccetera, eccetera, altri album comunque. Perché gli altri non li hai specificati? Il Post di Bjork l'hai dovuto specificare? Perché comunque, nessuno sa di chi è. Esattamente. Ho parlato comunque di album che sono... Hanno inventato un genere. Per questo Computer ha inventato un genere. Grace forse Grace no però è stato influente. Io ho fatto quelli che hanno creato un genere e quelli che sono stati comunque influenti, perché c'erano anche l'album meta che non ho citato. Meno male. Il Blue Album dei Weezer entra di diritto per l'influenza che ha tralasciato ai posti, perché comunque molti gruppi che ci sono oggi, soprattutto anche in America, che da noi non sono famosi, però i Weezer da noi sono un po' come molti gruppi esterofili, sono ignorati, però all'estero sono molto molto apprezzati. Ha lasciato ai posteri le sonorità mitiche e quindi entra di diritto in un posto nel migliore uscite discografiche dei 90. Non dico che forse è stato quello che ha influenzato di primi 50 ci può entrare, perché comunque specialmente alcuni pezzi, già il fatto che uno entra nel pacchetto di Windows 95 ti fa capire che il pezzo è commerciale. Però nel mio pacchetto di Millennium 2000 di Windows c'era Vasco Rossi. No! Nel mio di Windows lì c'era Coto, c'era... C'era anche Beck. No, c'era un... Cosa di Jeff Buckley, c'era un pezzo di Jeff Buckley. Sì. È vero. Vabbè, però ci sono cose positive e cose negative. Per una band rock, comunque, essere anche... avere un pezzo che sia un po' più commerciale non è un male sotto certi punti di vista.
Comunque la cosa interessante è che tutti gli strumenti sono stati registrati senza grandi effetti. Infatti anche la chitarra è stata semplicemente registrata con una distorsione semplice. E quindi il suono per questo mi è piaciuto, perché è studiato bene. I riff sono molto molto artificiosi, ma allo stesso tempo sono genuini. Descrizioni: giorni felici, perché è un album veramente che ti fa stare bene. Happy Days. Miglior artista: Cuomo. Miglior canzone: Say It and So. Difetto: forse la copertina, perché a parte ci sono loro che sembrano quattro sfigati. Loro sono nerd, cioè da quello che poi per questo poi sono stati scelti per Windows 95, perché loro diciamo che sono stati un po' i precursori di questa moda che c'è adesso dei nerd fighi. Cioè loro erano dei nerd fighi, però la copertina non si può guardare come i nerd. Con cosa? No. Quelli erano nerd, non erano proprio nerd. Ecco, invece loro erano proprio nerd in camicia larga, eccetera eccetera. Voto 4 su 5 e 4 e mezzo su 5, Rolling Stones 4 su 5, All Music e Sputnik 5 su 5. Quando ho fatto un album con la copertina, sopra la copertina ci sta Early di Lost. Perché Sputnik? Non so perché hai preso Sputnik come... E All Music, vabbè, per dire che hanno messo 5 su 5, quindi... Detto questo, noi ragazzi ci diamo appuntamento a settimana prossima in cui non sappiamo cosa consigliarci. Io dovrò consigliare al caro Peppe, Alessandro Domenico, per viceversa. Io ce l'ho per Alessandro. Io ce l'ho. Se avete già qualcosa, ditelo. No, lo facciamo insieme, ci vediamo su sto blu. Va bene, a sorpresa allora per settimana prossima, in cui non so neanche l'argomento centrale di cosa parlerà. Ricordiamo sempre che venerdì 21, ovvero venerdì prossimo, ci sarà la grande serata a cui non dovete mancare per nulla al mondo, altrimenti vi spacchiamo le gambe. Soprattutto vi infiliamo le bottiglie nel culo. E vi infiliamo le bottiglie nel culo. La bottiglia acustica. Dopo che ce le siamo infilate prima noi. Logicamente, no, perché dovete sentire la nostra essenza. Sì. E noi mandiamo la nostra sigla con il fischio più famoso. Ricordiamo pure che sabato al Black House ci sono. Sabato al Black House ci sono, cioè Ciro Zarrella e Olis Ghost. E niente, buona vita a tutti. Buona vita a tutti. E che il rock sia con voi. E che il rock sia con voi. Sei rock, sei metro rock. Ciao. Sei ricchione. Ciao ragazzi.